Buonasera, buonasera. E sono qui da solo in attesa che arrivi il mio ospite, quindi perdiamo tempo, quindi buonasera a tutti, a chi c'è, a chi non c'è. Direi di iniziare subito con qualcosa di importante, qualcosa di rilevante, diciamo, a livello sociologico. Quindi io direi subito di iniziare con la notizia del giorno, che uno penserà sarà il terremoto di Napoli? No, sarà qualcosa successo a Cannes? No, semplicemente ho vinto al Fantacalcio, quindi era giusto farvi partecipi di questo grande successo. Penso che non ci sia nient'altro da aggiungere, che diciamo, se lo vogliamo equiparare con qualche evento, un po' come diciamo, l'Oscar di Robert Downey Jr. dopo tanti anni di inseguimento, così io dopo tanti anni a fare formazioni inutilmente, perdendo diverse centinaia di lire e poi di euro una volta che c'è stato il cambio, ho vinto, ovviamente, quando poi adesso non si giocano più soldi, quindi diciamo è solo una vittoria per la gloria, ma comunque fa sempre piacere. Allora, a me Federico mi ha detto: faccio un po' di ritardo perché devo aspettare, mi portano il cibo. Io ora mi immagino questi droni che arrivano non so da dove, e gli portano il cibo. Quindi aspettiamo. E nel frattempo, non lo so, non so chi c'è in chat, quindi saluto chi è in chat, se c'è qualcuno, se no saluto me stesso. Ah, abbiamo la moglie di Thor che ci viene sempre a salutare. Ciao carissima. E niente, io sono andato a vedere, oggi pomeriggio sono andato a vedere If. Ciao Alessio. Sono andato a vedere If, sono fresco della visione. Mi è piaciuto, ho pianto vedendo questo film. Quindi vedetelo perché a me, diciamo, tocca particolarmente per il tipo di argomento che tratta, quindi non gli davo due lire, ma invece è stato un notevole intrattenimento. Quindi, se mi volete vedere un bel film in compagnia, se ci avete in famiglia o gli amici, If gli amici immaginari. Poi in italiano non sarebbe If, ma sarebbe AF, perché no, amici immaginari, AI. Quindi sarebbe stato un po' ai amici immaginari. Poi dopo vai su Google e ti si aprono tutte le pagine porno. Buonasera, buonasera Giovanna. Siamo tutti qui in attesa di che arrivi Federico. Stavo parlando, ciao Franci. Stavo parlando del fatto che oggi ho visto If, il film di John Krasinski con Ryan Reynolds. Ve lo consiglio perché mi è piaciuto tanto. Ho pianto. Francesca, soprattutto a te che bello che vi state salutando tra di voi. Io intanto vi faccio i fatti miei. Vabbè, grazie, ragazzi. E dicevo, Francia, questo secondo me
Intanto continuano a farsi i fatti loro, si salutano. Vabbè, e dicevo, lo faccio perché io tendo a fare un po' di vittimismo, soprattutto quando sono in live, così creo suspense, creo like. Il vittimismo è un po' il sale dei social, quindi bisogna. Sì, lo consiglio, e soprattutto a Francesca perché essendo un amante del fantasy c'è la componente fantastica del film che secondo me è favolosa. Secondo me ci si rivede tanto, soprattutto per noi che siamo dei bambinoni cresciuti, quindi questo vale anche per te, Alessio, e tu vabbè, tu adesso con lo studio Ghibli sei proprio anche tu un bel bambinone come noi, che si abbraccia questo il mondo fantasioso, perché l'animazione non è per forza per bambini, ma per lo stato d'animo fanciullesco tipico di chi guardava certi prodotti. Ma io in realtà questo qua è una barba finta. Io in realtà nessuno lo sa, ma io ho 12 anni e sono in realtà fingo di essere un anziano. Allora, allora io c'ho un problema di base. Io odio fare le live da solo perché io non ho grandi capacità di intrattenimento come molti streamer che stanno ore e ore a parlare da soli. Comunque, da come me ne parli mi intriga. Bravo, bravo. Poi io adesso tu lo sai, io ti consiglio sempre bene. Anzi, fammi sapere quando ti consiglierò qualcosa che non ti piace, perché comunque è anche giusto lavorare sui propri difetti. Perché se non ti piace il difetto è il tuo, non è il mio. Allora, ora io sinceramente non so quando arriverà Federico, se arriverà, perché diciamo le sue ultime parole, sospettando che mi portano da mangiare, mi consigliano da mangiare. Entro un po' più tardi. Ora, entro un po' più tardi può significare di tutto. Entro un po' più tardi potrebbe significare, diciamo, tra 5 minuti a dopodomani. Quindi io non so esattamente cosa fare, quindi andiamo a spulciare un po'. Esatto, è molto relativo. Lo diceva anche Einstein a coso, a Oppenheimer, in una scena, diciamo, tagliata, dove parlavano. Ma senti, ma lui ci va a dare una mano per il progetto Manhattan? E Einstein ha detto, voi andate, io vengo un po' più tardi. E quindi poi non si sa, si dice che sia andato nel deserto nel 55, 10 anni dopo, quindi ridendo, facendo la relatività, la relatività. Un po' come il tizio un po' come coso, Guzzanti quando faceva il teleimbonitore. Erbu d'andari, un po' quella voce lì. Einstein me lo immagino quella voce lì. La relatività. Allora, vedete la
cosa succede lasciandomi da solo a parlare. E adesso andrò a cercare Guzzanti delle proboscide. Allora, vediamo. Vediamo Guzzanti delle proboscide, perché noi non ci facciamo mancare nulla. In attesa che arrivi Federico, ricordiamoci che questa live è per conoscere Federico e non per farvi. Però Federico ancora non lo conosciamo, quindi andiamo avanti con Tevor Boscide. Alzo un po' il volume, a posto. Ecco, 10 anni fa, di arte, vedendo esatto. cercavo di provocare un'emozione che si rinnova nel tempo come pochi. Questo è Francesco Catarà, apro nel quadro. È un quadro contenuto in un quadro. No, sono due. Sono due. Ah, sono butta via questo. È questo. È un quadro in quadro. Basta. 3 milioni 400 mila lire. 3 milioni Bello. 400 mila lire che scontate diventano. 1.280.000. Ritornano 3 milioni 400 mila. 3 milioni 400 mila lire. Benissimo. Mi raccomando. Bello. Butta via questo. Sì. Ah. Passiamo adesso ad Andiamo. un'altra opera, una chicca questa. Mi puoi Non seguire? mi dire. La possiamo vedere? Non mi È dire. un Remo Cagnola, Fai Vuoi cagnola. inquadrare? Lo voglio. Chiamo. È una delizia, è una vera delizia questo. Ah, è bellissimo. Guardate che meraviglia. Stupendo. Si vede benissimo che quello col cappelletto si è preso un vantaggio evidentemente anche sul piano culturale, È vero. si è preso quei 10-15 metri che evidentemente lo stagliano su un piano internazionale addirittura metafisico. È vero. Questi lui non li fa più, Lo voglio. questi lui si è stufato. Adesso fa le macchine, No. questi Quando le macchine? no, dopo le macchine dopo. Possiamo farlo vedere? Lo vogliamo mettere sul cavalletto? Ah, bellissimo, Mi vedete. raccomando, Chiami, chiami, voglio il 23. questo è un 23. Remo Cagnola, 23. quello che non esito a definire un pittore. Questo quadro, se lo puoi abbassare, rappresenta una svolta minimalista a livello dei grandi musei che si stagliano sul piano pittorico. Ma sì. È chiaro? Questo va. È chiamata, signor Mauro, l'opera in visione per 25.000 lire. Come? Come 25? Signor Mauro, non ci siamo capiti. Questo costa 3 milioni 400 mila lire. Non lo conferma, ne conferma solo 25.000. Signor Mauro, non è possibile. Chiami, la chiami. signora Serena vuole rivedere il 23. Ecco. Serena, 23. se ci segui, questo quadro ti risolve un salotto. Questo è un quadro che renderà il tuo salotto un grande protagonista del Eh Novecento. sì, io ho proprio Ti bisogno. chiameranno i più grandi musei internazionali, Sì, un cagnola. però Serena, Sì. ti interessa l'opera di Cagnola? Sì, tanto. Perché c'è il 23, 23. ma c'è anche il 19. C'è anche il 19. Serena, lo possiamo vedere? C'è anche il No, il 19. 19. È un'opera importante, Non mi piace. il 23, ma anche il 19, anche il Non 19 è uguali, non sembra importante. un cagnola. Questa fase di Cagnola, è una fase addirittura che definirei religiosa. Ah. Vedete questa frutta, eh? Però È non una mi frutta, piace. Non le piace il importante. 19, vuole solo il 23. Serena, ti voglio convincere. Non esiste prendere il 23 e lasciare il 19. Ma non mi piace il 19, io non lo voglio. Dica 23. Serena, 23. non ha senso, è incongruo prendere il 23 e non prendere il Ma 19. posso Lo vogliamo far prendere? vedere? No.
sono due opere straordinarie, sì, che si stagliano sul piano internazionale tutte e due. Non è che una si staglia e l'altra resta disistagliata. No, ma io non si può comprare solo il... Vuoi un consiglio? Lo vuoi un consiglio, amico? Prendili entrambi. No, male che vada, 23 attacchi e 19 o butti. Ma no. Serena, se me li prendi entrambi, c'è un'altra chicca. La possiamo far vedere? La possiamo inquadrare? Gli amici che ci seguono l'avranno riconosciuto. Sono i grandi cani di Paolo Francescato. No, non mi piace. Sono no. i grandissimi cani no. di Paolo no, Francescato. No. Sono dei cani straordinari. Ma non mi piacciono i cani in salotto. Questi lui non li fa più. Vabbè. Li fa. Se ha fatti sempre più piccoli. Questo è grosso, Ma è un grosso cane del 74. Io perché lui poi negli anni 80 l'ha fatti sempre più piccoli, negli anni 90 così, e ora li fa così piccoli che non, li, che non si vedono. Sono dei micro cani, ma ti sto parlando dei micro cani. Questo invece è un grosso cane di Paolo Francescato. Confermati, il signor Larsen, le opere in visione. Grazie, signor Larsen. Allora, arrivederci. Saluti a Serena. Ma che ha comprato i quadri in mezzo? Io non li rivolgo. Ma no, l'ho dovuto comprare io, poi non si prende. Scusi, ma perché ha preso lei? Ma vergogna, ma io lei non sa manco chi è un cagnola. Ma poi gliele rivendo, magari al dopo. Ma scusi, la lascia io fare le case, lei ci fa. Quei cani lì non sporcano perché ma scusi, no, ma scusi, ma era roba mio. Ma scusami, ciao, sono Giambattista. Bene, bene. Oh, boh. Ci siamo fatti due risate con. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Io giustamente mi sono preparato 20.000 argomenti, quindi che vi posso. Allora. Faccio un gioco di prestigio. Guarda il pollice. Aspetta, non si vede perché c'ho. Allora, un attimo il pollice. No, un attimo. Si è visto il trucco, purtroppo. Allora, Federico, ti prego, non cioè, mi stai lasciando qui a fare una live da solo da 20 minuti. No, no, non sono capace. Cioè, io sono due braccia strappate. All'agricoltura, non so a che altro. No, no. Dai, fatemi un aiuto dalla chat. Datemi. Ma ci siamo a farti compagnia. Grazie, grazie, caro. Dai, fatemi qualche domanda, io darò qualche risposta. Altrimenti provo a inventarmi qualcosa. Allora, cosa ho visto gli ultimi giorni oltre IF? Allora, cosa ho visto gli ultimi giorni oltre IF? Allora, mi sono visto un paio di serie TV, una miniserie che sarebbe Manhunt su Apple, che praticamente parla della caccia all'uomo. Ah, zitti, ecco, mi hai fatto una domanda ed è arrivato Federico, quindi... possiamo finalmente introdurre l'ospite. Ah, ecco di qua. Buonasera. Buonasera, io stavo impazzendo perché io sono incapace a fare live da solo, quindi non sapevo che cosa dire, che cosa fare, quindi stavo facendo giochi di prestigio e quant'altro. Quindi... Scusa se ci ho messo tanto, stavo un attimo finendo di mangiare. Sì, sì, no, infatti, l'avevo detto. Tanto ti salutano, c'è Alessio. Ciao a tutti, ragazzi. Allora, visto che adesso è arrivato Federico, facciamo la solita introduzione alla live, al format. Benvenuti a questo 32esimo episodio di Lo Conosci? Il format che ho creato per conoscere
i vari creator della nostra piccola community, perché a volte un messaggio, un like, una ricondivisione non basta per sapere chi c'è dall'altra parte, quindi ho creato questo spazio per approfondire, per vedere, comunque per parlare un po' di tutto, anche se non è per forza legato al cinema, alle serie TV. Qui vedrai che siamo abituati ad aprire parentesi infinite e si finisce a parlare di tutto e di più. Cioè, ci sono state serate dove veramente gli argomenti rasentavano nemmeno minimamente il mondo cinema, quindi poi questo qua dipenderà tutto dalle risposte che tu direi, perché se tu mi direi qualcosa che mi stuzzica, io poi dopo mi insinuo, e mi insinuo male, perché io non mi insinuo come un serpente, ma come una tenia, e tu lo sai, e le tenie sono... Diciamo infine. Che conosco molto bene le risposte che dai nelle storie, quindi... Esatto, che le tenie sono infide e bastarde e si insinuano sempre, però divertenti, in posti poco simpatici. Allora, per prima cosa diamo il benvenuto di nuovo a Federico, in arte Fedelessar, perché è Delessar, giustamente. Anche se suona più come FedEx, quello di Tom Hanks di Castaway, quello del pacco, però va bene. No, poi ne spiegherò anche qui il perché ho voluto crearmi questo nome. Ma questo adesso fa parte della prima domanda che io faccio a tutti. Introduci un po' il tuo profilo e dici come e perché sei arrivato su il magico mondo di Instagram. Allora, la allora, io intanto introduco il mio nome, sono Federico, e sono arrivato su Instagram per, diciamo, condividere con chiunque volesse conoscermi e seguirmi la mia passione per il cinema, che poi si è, con gli anni, approfondita e estesa anche al doppiaggio. E il nome che mi sono scelto, questo penso che lo sapranno soltanto chi è fan accanito di Tolkien, è un mix tra il mio nome e quello di Aragorn del Signore degli Anelli, ovvero il che ha come nome elfico Elessar. Quindi ho unito il mio nome a quello suo ed è diventato Fedelessar. Sempre meglio di Gran Rico, che è una via di mezzo tra Gran Passo e Federico. Beh sì, Gran Rico faceva veramente schifo. E, appunto, io su Instagram, dopo, diciamo, un periodo in cui, diciamo, che postavo anche alcune cose che non stavo qui a parlarne perché erano anche un pochino osé, e Instagram mi buttò giù il profilo, quindi poi lo riaprì e, diciamo, che mi concentrai, mi focalizzai soltanto su quello che mi piaceva veramente, quindi il cinema. E poi quando ho scoperto che anche oltre al cinema e le serie TV, anche il doppiaggio, ho scoperto poi col tempo che era una mia grande passione, ho deciso di arricchire il profilo, la pagina, come volete chiamarla, parlando anche di questa mia grandissima passione, che è appunto il doppiaggio, per il quale ho iniziato un percorso formativo a settembre che durerà altri 2 anni, con il quale spero di potermi formare proprio come doppiatore per riuscire a realizzare il mio più grande sogno, che è appunto di diventare un doppiatore professionista. Ottimo, anch'io mi sono cimentato nel doppiaggio, io faccio le scene mute nei film muti, cioè doppio le scene mute, faccio il silenzio.
il nulla della storia infinita. Anche. No, vedo comunque, seguo il tuo percorso, diciamo, di studi, vedo, diciamo, i tuoi aggiornamenti, molto interessante, perché comunque è anche, a prescindere se uno è interessato o no a frequentare quel mondo, però a me piace sempre, diciamo, sbirciare un po' certi mondi, a volte casomai vedi personaggi già fatti e finiti, però è anche bello vedere come vengono fatte certe formazioni, come vengono organizzate le masterclass, eccetera, qua. Quindi, diciamo, se siete interessati a quel mondo, diciamo, seguendo le storie di Federico, ci sono molto spesso delle chicche sulle sue giornate di formazione, quindi potrebbe anche essere punto di ispirazione per chi è interessato a intraprendere quel mondo. Quindi è anche bello, perché comunque a prescindere, comunque è bello vedere che ci sono persone che, una cosa che amo, diciamo, della nostra community, è che si sono create delle connessioni con persone che comunque o in un modo o in un altro lavorano in diversi settori, cioè non per forza regista di Scorsese, però diciamo gente che ne so, ha fatto, lavorato come macchinista, o che ha lavora in televisione per tipo, che ne so, cioè Rancho Relax, che lui lavora per la 9, si occupa dei montaggi video di Little Big Italy. Poi ci sono altri che hanno lavorato, che hanno fatto, diciamo, degli stage per delle piccole produzioni, cortometraggi e così via. Quindi comunque si cresce a macchia d'olio, ed è interessante e divertente vedere certe cose, perché comunque anche a livello formativo, cioè uno che solamente studia ed è in contatto con determinati personaggi, è comunque interessante, cioè non è per forza deve essere il lavoro fatto e finito. Quindi è sempre un piacere. Una domandina. Scusa un secondo, ti interrompo. Ho scoperto che ci sono moltissimi doppiatori che io conosco che, proprio come me, ovviamente non sono ancora un doppiatore, spero di diventarlo, ma ci sono moltissimi doppiatori che in realtà, come in molto tempo fa pensavo che la maggior parte venissero tutti da famiglie famose, che avessero un ramo genealogico famoso, come molto spesso capita, in realtà ce ne sono diversi che in realtà non hanno famiglie nel campo e che hanno soltanto studiato, si sono fatti il culo, e che con tanto impegno e studio poi sono diventate delle figure di spicco in questo settore. Cioè, per farti un esempio, la doppiatrice di Zendaya, Emanuela Ionica, ho scoperto, e leggendo su Google, che in primis non è nemmeno italiana, ma è rumena, intanto, e che venne in Italia proprio per studiare arte, doppiaggio e cinema. Quindi lei viene, ma nemmeno dall'Italia, da fuori, e si è fatta iniziare a notare grazie al doppiaggio della telenovela di Disney Channel, Violetta. No, ma queste sono, diciamo, vabbè, molte cose, poi diventa di uso comune, diciamo, che uno dice, a forza di dire, sai, le caste, ci stanno tutti quelli, padre, figlio, e ovviamente ci sono le grandi famiglie, però non è che ci sono solo quelle. E poi, ed è uno dei vantaggi
mio, ma penso anche di altri, diciamo, tramite, diciamo, diciamo le condivisioni, lo spulciare anche le storie poste degli altri, che comunque perché ognuno ha dei propri interessi, assolutamente, e quindi è bello vedere tramite anche le storie degli altri, che casomai sono più focalizzati su altri argomenti, altri temi, altri film, e ti rendi conto che ne so, ci sono tanti che sono appassionati di doppiaggio, e comunque ti portano a farti conoscere più nomi rispetto ai soliti noti che vengono sempre nominati nelle trasmissioni, le cose. Poi comunque anche grazie ai social, perché molti si stanno mostrando, perché adesso molti doppiatori adesso tramite i social si stanno mostrando, ed è bello poter dare un volto a delle voci. Ed è figo, perché ti rendi conto che molte cose sono, diciamo, delle leggende, cioè nel senso che comunque ormai è un luogo comune dire i doppiatori sono sempre quelli, è il figlio di quello, è il figlio di quell'altro, però ci sono tanti che casomai doppiano personaggi importanti, non hanno né genitori né fratelli che lavorano nel settore, però casomai vengono etichettati come se fossero tutti figli di chi che sia. Diciamo che Instagram, dal punto di vista del far conoscere nuovi talenti, è molto utile, perché io sto scoprendo, grazie ad alcuni anime, o comunque andando ad assistere anche a diversi turni che la nostra scuola ogni tanto riesce a procurarci, sto scoprendo tantissimi doppiatori di cui non avevo mai sentito parlare, che si riescono a ritrovare sia in serie che negli anime, soprattutto, che lì chiamano letteralmente chiunque. Il problema è quando magari le società, quindi magari Disney, Marvel, Warner, non vanno a cercare il doppiatore, o comunque la persona che vocalmente si avvicina di più a quel personaggio, che quindi magari riesce a fare un lavoro più giusto. Il problema si presenta quando non si cerca il talento, ma si cerca la popolarità. E qui Instagram e i social purtroppo sono dannosi, perché in certi casi si rischia di preferire la fama alla bravura. E lì purtroppo è il discorso, no, è un discorso particolare, perché quando feci tempo fa una live con una mia amica che fa la doppiatrice esordiente, come si definisce lei, perché comunque ha fatto solo piccoli ruoli, mi disse comunque il discorso lì è che loro quando commissionano i doppiaggi dei talent è perché esportano il concetto americano a noi, dove in America comunque sono tutti talent quelli che doppiano, però c'è una formazione diversa. In America ci stanno sia talent, ma sono principalmente cantanti, o comunque gente che con l'arte, il palcoscenico, la recitazione ha a che fare. Qui in Italia i talent sono soltanto creators, youtubers, tiktoker, ma perché gente che del doppiaggio non ne sa niente. No, ma perché in America c'è una formazione per quanto riguarda gli artisti a 360 gradi, nel senso che il 90% degli attori, se tu gli dici mi devi cantare e mi devi fare uno stacchetto di ballo, cioè il 90% lo sanno fare. Da noi non c'è questa cultura, cioè nel senso che c'è molta meno formazione, ci sono molti, diciamo, attori scautati, nel senso che vengono trovati così e riconvertiti ad attori. E per quanto riguarda i talent, quando vanno a chiedere ci serve per questo film un personaggio di richiamo,
chi è un personaggio di richiamo, allora vanno a fare le ricerche e automaticamente escono sempre gli stessi nomi che sono youtuber, creator, cantanti, attori casomai non proprio eccezionali, che casomai sono bravi ma non sanno doppiare, perché comunque perché poi dopo in America comunque l'attore, il film, quando scelgo un attore, il film viene girato su quell'attore, su quel labiale, su quell'interpretazione. Da noi devono fare il doppio lavoro, cioè devono interpretare quel personaggio interpretato da quell'attore. Allora, da noi non c'è questa cultura. Purtroppo ci sono dei casi in cui hai fortuna, hai culo e becchi il talent bravo, perché ci sono stati talent bravi. Assolutamente, ce ne sono stati tantissimi di casi in cui un talent ha fatto un ottimo lavoro. Ecco qua, giustamente è arrivata Franci che ci fa una lista. Renato Zero, appunto, infatti, anche Quasimodo Ranieri, anche Tiziano Ferro per Shark Tale. Allora, io ti faccio un esempio. Marco Mengoni. Marco Mengoni ha fatto due film. Ha fatto Klaus, dove è stato bravo. Sì, lì è stato bravo. Lì, devo ammetterlo, è stato molto più bravo che nel Re Leone. Esatto, e nel Re Leone invece a me non mi è piaciuto per niente. Cioè, no, nemmeno a me. O meglio, nel Re Leone, secondo me, Mengoni, vabbè, escludendo Elisa che faceva veramente schifo, Mengoni diciamo che era un 50-50 nelle scene in cui bisognava, cioè, essere tranquilli, spensierati e leggeri, se la cavava. Quando arrivavano le scene più dolorose, più di rabbia e di questo genere, diventava veramente un cane. Perché Francesca dice che Mengoni ha fatto anche Lorax. Io quel film Lorax non l'ho visto. Quindi lo conosco visivamente, ma lui non l'ho sentito. Quindi, però ti dico, ci sono tipo, ne so, io anche Fabio Volo in Kung Fu Panda, molti l'hanno criticato. È stato criticato perché casomai stilisticamente, casomai le ispirazioni, perché io una volta ho visto delle live dove doppiatori giudicavano i talent, e però dicevano comunque a livello vocale la caratterizzazione della voce che gli ha dato a Poe è diventata, diciamo, iconica, tanto che è difficile sostituirlo ormai, perché comunque è piaciuto, è stato bravo, però diciamo fondamentalmente è riuscito nell'obiettivo, perché ora è complicato eventualmente, se dovessero fare un altro film, dire ok, cambiamo doppiatore. Sarebbe rischioso non poco. La moglie di Thor dice Volo che non mi piace, è azzeccatissimo. Volo che non mi piace è azzeccatissimo, ma assolutamente. Però diciamo lì purtroppo subentra, non è, perché poi dopo il discorso è, io infatti qua mi incavolo quando sento le critiche, il doppiaggio italiano, quando, perché lì il discorso è legato molto alle richieste da parte del cliente e non è una scelta libera, cioè nel senso Wish purtroppo è stato da noi, a parte il film non è niente di eccezionale. Io l'ho trovato bellissimo, l'ho visto addirittura due volte al cinema. Sì, no, ma il film a me le canzoni piacciono, casomai il finale secondo me potevano gestirla meglio, perché comunque non lo so, non mi ha convinto del tutto. Il problema è che da noi le scelte, c'ho una falena che sta praticamente, adesso si è appoggiato sullo schermo, sopra di te, praticamente come se c'è un paio di baffi che si muovono.
però vabbè. E, però tipo l'attore, mo non mi ricordo come si chiama l'attore, Michele Riondino. Michele Riondino ha una voce troppo giovanile per il ruolo, cioè sembra quasi un ragazzino che doppia un adulto, e secondo me cioè anche lì almeno per quanto riguarda in Italia la scelta dei doppiatori ha penalizzato molto la godibilità del film. Ma lì più che altro, cioè, la cosa che mi ha fatto arrabbiare, perché io poi li ho letti i nomi dei doppiatori, allora, cioè, Michele Riondino come attore è bravissimo, perché io l'ho visto recitare nella serie con Miriam Leone, I Leoni di Sicilia, e lì era veramente bravo. Però considerando che non aveva mai doppiato in vita sua, si sentiva, cioè lui come doppiatore non è bravo. Poi lasciamo stare il doppiaggio parlato di Gaia che mi ha veramente fatto, volevo strapparmi le orecchie, che poi mentre cantava giustamente è brava perché è una cantante, quindi nel canto se l'è cavata, nel parlato faceva veramente schifo, io più l'ascoltavo e più volevo strapparmi le orecchie. Al contrario invece il doppiaggio di Amadeus sulla capra, lui è stato l'unico che non mi è del tutto dispiaciuto, lui, cioè vedendo il trailer l'avevo mi era sembrato no, quando però ho visto il film mi sono accorto che di tutti i tre talent, per così dire, che erano stati chiamati, Amadeus era quello che era riuscito ad essere leggermente più convincente. Che poi la cosa veramente assurda è che i personaggi principali, anzi per i personaggi principali, hanno chiamato gente che non sapeva, non aveva mai doppiato in vita sua. Per i personaggi secondari, quindi tutti gli amici di Asha, per quelli hanno chiamato dei doppiatori. È stato un paradosso. È stato un paradosso. Ma lì la questione è sempre come vengono commissionati. Perché poi dopo, purtroppo, giustamente... E qua pure un altro discorso rientra anche diciamo parte del problema dello sciopero di tempo fa degli doppiatori, il fatto è che tu i talent li paghi differentemente da un doppiatore normale, quindi non puoi prenderti tutti i talent a doppiare un film. Però boh, sull'argomento doppiaggio ci ritorneremo, perché ho altre domande. Guarda, io del doppiaggio, per quanto sono appassionato, ne parlerei tutto il giorno, quindi... Lo so, però diciamo, per un attimo variare, per non infognarci in un unico argomento, che siamo ancora all'inizio. Allora, qual è il film, perché noi tutti quanti abbiamo iniziato a vedere film da piccoli, ci sono sempre piaciuti, però arriva un momento nella vita che arriva quel film e dici: cacchio, ma che figo il cinema, ne voglio sapere di più. Non deve essere per forza, allora io ti dico il mio, cioè uno potrebbe dire: ah no, ho visto 2001, ho visto Kubrick, no, io ho visto un cazzo di dinosauro che mangiava l'erba e ho detto: mamma mia, che figata. Jurassic Park. Esatto. Quindi io con Jurassic Park ho detto: porca miseria, il cinema. E da lì poi mi sono appassionato, non sono diventato un esperto, però ho iniziato un attimo a notare di più i particolari, le scelte registiche, le differenze tra un regista e un altro, le soluzioni di camera, tutte queste cose, ci ho dato un po' più attenzione rispetto al passato, e piano piano adesso, grazie anche alla comunità di Instagram, mi sto facendo ampliando i miei orizzonti. Qual è stato per te il tuo film
svolta. Oddio, tosta. E intanto allargo la domanda anche alla chat, se c'è il vostro film della svolta. Oddio. Allora, guarda, per quanto vaghi possano essere i miei ricordi, allora ti faccio un breve riassunto dei pochi film che mi ricordo di quando ero piccolo e di quelli che mi hanno colpito di più. Allora, io nel campo horror, il primo horror che ho visto che l'ha traumatizzato per un intero anno è stato il remake americano di The Ring. Ok. Poi... Che c'è? Sarah Michelle Gellar, giusto? Eh? O Sarah Michelle Gellar, se non sbaglio? No. L'attrice che interpretava il film con Naomi Watts. Ah no, aspetta, quello che dicevo io era The Grudge, mi sa, quello che dico io. The Grudge. Ok, The Ring, sì. The Grudge. Poi, nel 2000, oddio, che anno era? 2006 o 2009, andai al cinema con mia madre a vedere il mio primo film di Harry Potter, che fu Il Principe Mezzosangue. Mm. Oh. Poi nel 2000, oddio, 2012 mi pare, andai con tutta la famiglia a vedere Alice in Wonderland. Però se devo dire qual è stato il film che mi ha folgorato proprio in tutto e per tutto, diciamo che sarebbe una lotta alla pari tra Avatar di James Cameron e la trilogia del Signore degli Anelli. Ok, Che poi se vogliamo mettercene un altro, non dico a pari merito, ma quasi, quando a 13 anni scoprì la trilogia prequel di Star Wars. Io Star Wars non l'avevo mai visto prima. A 13 anni ho scoperto la trilogia prequel e da là mi sono innamorato della saga. Ci sta. Vabbè, tu calcola che La Compagnia dell'Anello è tra i miei film preferiti in assoluto. Avatar, il primo lo vidi al cinema con gli occhialini, tutto quanto. Sì, diciamo, vabbè, tecnicamente è una roba assurda, cioè veramente eccezionale. Cioè, io veramente a me i film di Cameron, quando li vedo, mi mozzano sempre il fiato, perché ha sempre avuto questa visione tecnica di riuscire a stupire con le inquadrature, perché comunque assolutamente anche lui è quel tipo di regista che ogni volta che fa un film riesce sempre a superarsi e rivoluzionarsi di volta in volta. No, ma è un regista che si diverte a fare quello che fa, è un perfezionista, quindi tra un film e l'altro ci perde tempo, quindi non è uno che fa film uno dopo l'altro, perché quindi anche perché se non si sente... tra il primo e il secondo Avatar sono passati 12 anni, quindi quindi lui è così. Bersellaria, io non sono un amante della trilogia, io diciamo Star Wars è generazionale, nel senso, in base a quando uno è nato ama la propria trilogia, perché anche chi è i più giovani, ci sono molti che sono più legati alla trilogia sequel con tutti i suoi difetti, però se tu lo chiedi a me, io sono nato lo stesso anno originale per te, immagino. Esatto, io sono nato lo stesso anno in cui è uscito La Nuova Speranza, quindi cioè il 77. Sì. Cazzo.
sia. Quindi io sono coetaneo. C'hai probabilmente quasi la stessa età di mia madre, praticamente. Sono nato in una galassia tanto tempo fa, in lontano lontano. Sono anche la trilogia originale per ovvi motivi. Tipo io, per esempio, a me la trilogia prequel, andai a vedere La minaccia fantasma perché fu un successone di pubblico, perché comunque era il primo film dopo tanti anni, perché comunque la in 3D e fu no, io non andai a vedere 3D perché io il 3D mi sono visto solo Avatar, perché Avatar era stato girato per il 3D, tutti gli altri film usciti per il 3D erano film riconvertiti, quindi a me io i film riconvertiti non me li sono visti, me li sono sempre visti a 2D, perché mi devo vedere un film girato in 2D in 3D. E quindi mi sono visto andare a vedere il primo film, me lo vidi un po' come quando fanno vedere in Big Bang Theory, quando vanno a vedere il film di Super Stellari, tutto in estasi, perché finalmente spade laser, cosa le aspettavi. Però poi quando l'hangover passava, ero rimasto un po' deluso, però successivamente i film, il 2 e il 3, mi sono più cicchiati di più. Guarda, ti dico solo che dal mio punto di vista La vendetta dei Sith per me rimarrà sempre il migliore della saga. Allora, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Tu a livello di Guerre Stellari, tu li hai visti tutti i film? Sì, tutti. Diciamo che ho iniziato dalla prequel, poi l'originale e la sequel l'ho vista al cinema. Allora, giustamente, perché ovviamente quando uscirono le prime due trilogie io ancora... Cioè, io sono del 97, quindi quando uscì la trilogia prequel io ancora ero troppo piccolo. Allora, facciamo questa cosa. Io ce l'ho già pronta, perché l'avevo fatto anche con un altro ospite che è appassionatissimo di Guerre Stellari, quindi lo faccio anche io a te. La classifica dei film, fammi indovinare. È la tier list di tutti i prodotti di Guerre Stellari. La che? Allora, la tier list sarebbe, ci sono 5 gradi, dal più basso al più alto. Tipo, okay. Ne so, il massimo del gradimento, cioè diciamo una classifica da 1 a 5. Tipo, che ne so, okay. Cioè che la forza sia con te, io sono tuo padre, hello there, trovo insopportabile la tua mancanza di fede, e l'ultimo, il gradino più basso, è hai mi maxi maxi paura. Ora, io mo ti do i vari titoli, tu mi dici a che livello vogliamo mettere. Se... Allora, aspetta, rispiegami meglio come funziona questa cosa. Allora, io ti dico i vari titoli di Guerre Stellari. Tu li devi dare un voto da 1 a 5. Cioè 5 sono i migliori per te, 4 così. Io mo gli ho dato dei nomignoli, però tu se mi dici da 1 a 5, poi io li sistemo. Ok. Allora, partiamo con il primo. Rogue One. 5. Mi trovi d'accordo. Solo.
solo 3. Allora, questo che cos'è? Un attimo che zoomiamo. 5 è il massimo, giusto? Aspetta un attimo, che non lo vedo. Sì, sì, 5 è il massimo. Ah, ok, ok. Allora, la serie di Ahsoka. Serie di Ahsoka, direi 4. Ok, Andor 5 ok. Allora, il film animato Clone Wars, se l'hai visto? Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Il film animato il primo, Sì, sì, quello che ha poi introdotto la serie. Esatto. Oddio. Il film animato di The Clone Wars 4. 4, ok. La serie animata Clone Wars. 5. La minaccia fantasma. La minaccia fantasma. Asma. Oddio. 2. L'attacco dei cloni. 3. La vendetta di Sith. 5. Giustamente ho detto 5. La nuova speranza. Tre. L'impero colpisce ancora. 4. Ok. Il ritorno dello Jedi. 1. Addirittura basso. Sì, è quello che mi piace meno di tutti. Ok. Il risveglio della forza. Risveglio della forza. 3. 3. Ok. Gli ultimi Jedi. 4. L'ascesa di Skywalker. L'ascesa di Skywalker. 3. Poi abbiamo Obi-Wan Kenobi, la serie. 3. Star Wars Rebels, se l'hai vista la serie animata? Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Oddio, qua è un problema, perché diventa interessante soltanto nelle ultime stagioni. Due. Star Wars Resistance, non so se l'hai visto. No, questo no. Allora non la mettiamo. Abbiamo The Tales of Jedi, che è anche poi The Tales of Empire. Ti dico subito, The Tales of the Empire non l'ho ancora visto. E Jedi? Tales of the Jedi.
5. The Bad Batch? Non l'ho vista. The Book of Boba Fett? 1. The Mandalorian? 5. Star Wars Vision? 4. Allora, dopodiché ci sono varie serie animate e film tipo Ewoks, penso che non le visti, perché sono le tipo c'è Droids che è dei primi anni 80. No, non... quindi però allora interessante. Allora abbiamo in testa come massimo punteggio abbiamo Rogue One, Andor, che praticamente sono collegati, abbiamo Clone Wars la serie, il ritorno del Sith, no, è il ritorno del Sith, la vendetta dei Sith. Sith, il ritorno del Sith e... il ritorno del Sith, giusto quello, poi The Last Jedi e The Mandalorian. Interessante, interessante. Poi al quarto posto abbiamo Ahsoka, Clone Wars il film, abbiamo questo che cos'è? Mi sembra che sia, non mi ricordo se l'impero colpisce ancora. Sì, l'impero colpisce ancora. L'impero colpisce ancora. Gli ultimi Jedi e Visions. Poi al terzo abbiamo Solo, L'attacco dei cloni, La nuova speranza, Risveglio la forza, L'ascesa di Skywalker, semmai. Eh no, c'è. Sono tutte e due. Ah, ok, me l'ero scordato. E Obi-Wan. E poi, diciamo, che hanno ricevuto, diciamo, gli ultimi posti, abbiamo La minaccia fantasma, Rebels, gli ultimi Jedi, ritorno dello Jedi e The Book of Boba Fett. Bene, bene. Ci troviamo su alcune cose, ci troviamo, io alcune cose avrei investite, però tipo io non avrei messo così in basso Ritorno dello Jedi, mentre forse l'avrei invertito con L'ascesa di Skywalker, che a me è l'ultimo episodio. Il ritorno dello Jedi, ogni volta che ho provato a vederlo, ce l'ho sempre trovato molto molto non lungo, però cioè, trovo che tutta la parte degli Ewok su Endor sia troppo lunga, troppo. Lo so, vabbè, quello è gli Ewok, lì c'è stava il marketing, i pupazzetti, quindi lì lo posso capire, però cioè, io tutta la parte dell'alleanza con gli Ewok l'ho trovata sempre estremamente noiosa, che poi porca miseria, c'è la battaglia tra gli Ewok e i soldati imperiali, cioè stai combattendo contro degli orsetti, basta che gli spari un colpo in fronte, lo fai secco, no, se fanno battere, ma siete coglioni. Vabbè, porca puttana, c'hai dei blaster che gli puoi fare un buco nello stomaco, se fanno battere, ma che cazzo? Io quella battaglia non l'ho mai. Tu calcola che Lucas, dopo il ritorno dello Jedi, ha girato ben due film sugli Ewok. Per fortuna non li ho mai visti. Io li ho visti per un certo periodo, li davano spesso su Italia 1. Allora, abbiamo fatto questa piccola excursus di Guerre Stellari. Domandina.
Che rapporto c'hai con le serie TV? Ma allora, io sinceramente quelle che mi... Allora, io in generale qualsiasi genere che sia fantasy, action, drammatico, romantico, thriller, horror, tutti i generi non li disdegno. Diciamo che se la serie è fatta bene riesce a prendermi di più, se vedo che dopo i primi mezz'ora, 45 minuti, oddio, le serie sono di tre quarti d'ora quasi a episodio, quindi se non mi prende la prima mezz'ora del primo episodio lascio perdere. Per farti un esempio, cioè, io ho visto, cioè, il libro non l'ho letto tutto di Shadowhunters, però per dirti, il film mi è sempre piaciuto tantissimo. La serie, ho iniziato a vedere il primo episodio, dopo mezz'ora l'ho mollato, perché lo stavo trovando veramente senza senso, quindi la serie l'ho nemmeno iniziata. Però in generale mi guardo sempre in genere tutto, poi dipende anche dal tipo di prodotto che fanno. Tu per esempio qual è la piattaforma che usi più spesso? Allora, ultimamente alterno un pochino Prime Video e Netflix, perché su Prime Video al momento sono infognatissimo con il recupero di Naruto. Con Netflix diciamo che vario un po', cioè per esempio l'ultima serie animata che ho visto è stata la seconda stagione di Blood of Zeus. Su Disney Plus ultimamente non ci passo molto tempo, ma comunque lo uso, cioè su Disney Plus per esempio sto recuperando piano piano, perché sono troppi episodi, sono tre stagioni da tipo 80-90 episodi, sto recuperando a passi lenti, cioè non recuperando, mi sto rivedendo la serie di Violetta. Ah, ok. Quindi diciamo, dunque, attualmente quale serie stai seguendo, diciamo, oltre recupero di Violetta, Naruto, cioè che comunque sono tutti quanti recuperi, diciamo, non sono Naruto è recupero, Violetta è rewatch. Ok. Come serie nuova, diciamo, al momento ma niente in particolare, cioè qualche giorno fa ho iniziato a vedermi la terza stagione di Bridgerton, che però mo, considerando che la seconda parte uscirà a metà giugno, sto aspettando giugno che finisca la terza stagione. Ma tu sei pro binge watching o pro a cadenza settimanale? Oddio, binge watching vuol dire quando ti guardi una serie tutta in una volta, giusto? Diciamo, non una volta, però diciamo più episodi a volte, perché comunque ci sono i matti che riescono a vedersi 12 episodi, perché io c'ho ormai ho le prove che c'è gente che si riguarda a velocità 1.5. Su Netflix si vedono gli episodi così, io non so come fanno, però si vedono tutti gli episodi in una giornata. Però diciamo, binge watching significa vedersi a blocchi di 4-5 episodi, volendo. Sì, diciamo che non disdegno né la cadenza settimanale né il binge watching, perché per esempio se una serie vedo che mi interessa, sono capace anche di vedermi 3-4-5 episodi nella stessa sera. Su Disney Plus ovviamente, considerando che escono a cadenza settimanale, neanche quello mi spiace, perché comunque resti in sospeso aspettando di scoprire che cosa succederà nell'episodio successivo, quindi diciamo che anche quello non mi dispiace, perché mi fa stare per una settimana con la curiosità di scoprire che cosa succederà.
Eh sì, no, io mo, per esempio, beh, io c'ho come piattaforma che uso, c'ho Apple, dove c'è la cadenza settimanale, Ah, anche là. e sì, c'ho Paramount, dove diciamo le serie principali, anche lì hanno la cadenza principale settimanale, se no le serie minori escono tutte quante assieme. E poi c'ho Disney Plus. Prime Video, diciamo, ce l'ho, ma perché per i pacchi, diciamo. Quindi, Per diciamo, le consegne di Amazon. non lo metto come scelta, nel senso ce l'ho, ma non è una scelta dovuta ai prodotti, ma è dovuta ad altro. Io stavo pensando tempo fa di farmi anche Apple, però cioè, c'ho già Netflix che mi prende praticamente 13 euro al mese, Disney Plus che mo sono riuscito a cambiare l'abbonamento a 8,99, Prime Video a 4,99, cioè se mi faccio anche Apple e Paramount, cioè non so No, dove cacchio li vabbè. andrei a prendere tutti quei soldi. No, diciamo che Apple, allora, Apple io mi sono tolto Netflix perché diciamo a livello di numeri non c'ho, escono molte cose, meno cose interessanti rispetto alle altre piattaforme, almeno per i miei gusti. Apple esce almeno una serie al mese che va vista, perché io questo mese mi sono visto Sugar con Colin Farrell ed è qualcosa di fuori di testa, cioè veramente qualcosa di assurdo. Cioè, Effettivamente sto notando che molti che hanno Apple hanno detto che è una piattaforma che fa uscire parecchia roba molto interessante. allora, per me a livello rapporto qualità delle varie serie, nel senso Netflix fa uscire una marea di roba, però e diciamo facendo uscire una marea di roba che tra il mucchio ne esca qualcuna interessante E quello è vero. ci può stare. Apple fa uscire meno cose, però c'hai una percentuale del 95% che sono tutte quante medio-alte, cioè è difficile sbagliare. Quindi io mi sono visto questo qua di con Colin Farrell, dove praticamente per 6 episodi la serie è una cosa, gli ultimi 2 episodi cambia completamente, diventa un'altra cosa, ed è assurdo. E secondo me sarà una serie che potrebbe puntare a diversi premi. Io per Apple, per esempio, mi ero tentato di farmelo, poi cioè, non me lo sono più fatto, probabilmente proverò a recuperare questa serie in streaming su qualche sito. Ero tentato di iscrivermi principalmente per guardarmi Fondazione. Ma guarda, mo, diciamo, è capitato. Cioè, periodicamente fanno delle promozioni, soprattutto quando escono determinati documentari. Tipo, qualche mese fa è uscito il documentario su di Messi quando ha vinto il mondiale su Apple, e praticamente era in promozione, era uscito un codice che ti regalava 3 mesi di abbonamento. Quindi l'hanno fatto, questo già l'hanno fatto un'altra volta con il film di Will Smith, Emancipation, e quando è uscito il documentario di Selena Gomez. Quindi secondo me in futuro uscirà un'altra volta questa promozione per qualche altro prodotto. Quindi quando uscirà ti contatterò per farti avere il promo. Cioè, probabilmente lo utilizzerò soltanto per quel poco tempo che lo metteranno. Poi probabilmente l'iscrizione la toglierò perché cioè, c'ho già 3 abbonamenti attivi. Cioè, se continuano a Lo so che rinnovare c'è, abbonamenti. non so tu, perché secondo me se ti vai a vedere
perché comunque in quei 3 mesi comunque, ti suggerirò diverse serie da vedere. Intanto Giovanna dice: io ne ho 5 di piattaforme attive. Coraggiosa. Allora, perché comunque su Apple c'hai, a parte, c'è Silo, che secondo me è la serie... Quella con Rebecca Ferguson, beh? Esatto, ed è secondo me... Quella mi interessava tantissimo, soprattutto per lei. Per me quella serie è il vero erede di Lost, ed è secondo me di quel genere lì è forse la migliore che c'è in circolazione. Non ho mai visto Lost, quindi non so. È una serie mystery, ambientazione apocalittica, diciamo una popolazione che vive sottoterra dentro un silo. C'è un grande cast, c'è una storia molto molto intrigante, molto misteriosa, c'è un po' di fantascienza, mystery, noir, cioè veramente interessantissima. È una versione molto, per certi versi, legata a quella di Fallout, però un po' più dark e un po' più seria. Guarda, cioè io con quella serie mi intrigava, ma principalmente perché ci sta Rebecca Ferguson, che è un'attrice che io adoro con tutto me stesso. E fa una grande parte, della... ed è molto interessante. Io ho finito di vedere la prima stagione e sto sbavando in attesa della seconda. Poi ci sono serie comedy come Shrinking praticamente è una serie comedy con gli autori di Scrubs e di Ted Lasso, e ha come protagonisti Jason Segel, che sarebbe il Marshall di How I Met Your Mother, e Harrison Ford che in chiave non l'ho mai visto in chiave comedy, ed è spettacolare, io lo adoro. Attualmente stanno facendo Dark Matter su Apple. Poi mi sono appena finito di vedere Manhunter, che sarebbe la storia legata alla caccia all'uomo dell'assassino di Lincoln. Ci stava un'altra serie che mi interessava molto, che mi pare che stia sempre su Apple TV. Master of Dare? Mi pare... una serie con Jason Momoa di qualche anno fa, che sì, mi pare si chiami Sì. Sì. Dove sono tutti ciechi. È una tribù di ciechi. Fico! Poi c'è Master of the Air, che è una serie, una miniserie ambientata nella Seconda Guerra Mondiale. Quella la conosco, ne ho sentito parlare molto bene. Con protagonista c'è Austin Butler e coso, come si chiama? Porca miseria, mi è il nome. L'attore che ha fatto... porca miseria, un attimo. Non mi viene neanche il nome del film. Un attimo che me lo devo... Nel frattempo voglio Barry Keoghan. Barry Keoghan. Sì, c'è anche lui. E nel frattempo volevo farti una domanda. Allora, tutti noi della community ti conosciamo come Zio Kangius di Kangius Movie. Il tuo vero nome qual è? Non l'ho mai capito.
Luca, semplicemente Luca. Ah, ok. Okay. No, io... che almeno do finalmente un nome concreto a questo profilo. No, io ormai il titolo di zio aiuto è caduto Gambit. È caduto il Gambit. No, il titolo di zio è un titolo che mi sono conquistato sul campo e me lo tengo, diciamo, stretto, perché mi piace essere considerato un po' lo zio della community, quindi non ho mai rettificato questo nome, quindi me lo tengo, però mi chiamo Luca, quindi... Il nome Kanjus, cioè, che origine ha esattamente? Allora, Kanjus è l'aggettivazione del mio cognome, io mi chiamo Di Kanjo di cognome, Luca Di Kanjo. Allora, gli amici, quando usciamo, molto spesso mi chiamano Kanjo. E Kanjo, poi che è successo? Ma come fosse un cane? Vabbè, questa cosa è una cosa che me la porto quando facevo il militare, però è... Cioè, chi hai mi chiama... fatto il militare? Caspita! Vabbè, io ero uno degli ultimi a fare il servizio militare nel 1999. Cioè, ti sto cominciando a dare tipo 57-58 anni. Vabbè. Vediamo se indovini che facoltà universitaria ho fatto. Io non mi chiedi troppo. Secondo te, tu dici, per me lui potrebbe aver fatto letteratura. Assolutamente acquissimo. Ti dico semplicemente che forse non conosci nessuno che ha fatto questa facoltà. Non lo so, perché molto spesso quelli che incontro dicono: lo sai, non conosco nessuno che abbia fatto questa facoltà. Dimmi un attimo quante e quali ce ne sono, perché io delle facoltà universitarie non ne so molto. Ah, beh, che vuol dire? Di università che fanno allora, io l'università l'ho fatta a Firenze. No, nel senso, cioè, quali facoltà esistono, perché io il mondo universitario ne so. Vabbè, facoltà ci sta ingegneria, c'è giurisprudenza, filosofia, c'è letteratura, c'è stata una marea, medicina. No. Vabbè, cioè, non conosci nessuno che aveva fatto medicina. Cioè, medicina no, abbastanza ho sparato una delle poche che conosco. Vabbè, ti svelo l'arcano. Io ho studiato teologia. Hai studiato, non ho capito? Teologia. Teologia, io stavo studiando per diventare pastore di una comunità cristiana. Ah! Fratello Luca! Esatto, io stavo per diventare pastore della comunità cristiana avventista del settimo giorno. Poi ho cambiato, dopo che mi ero quasi laureato, ho cambiato... diciamo percorso e ho fatto un'altra scelta, però diciamo io per 4 anni ho vissuto a Firenze studiando teologia, quindi ho studiato ebraico, greco, esegesi, ermeneutica, ti ho perso per un attimo, e ho fatto tutti questi studi qui e quindi fatto questa, diciamo, questo
questo percorso di studi. Non l'avrei mai detto. Perché lo so, ma sono in pochi che indovinano, perché comunque non è facile. Diciamo, non è una scelta comune. E poi perché hai deciso di cambiare indirizzo? No, allora, non ho cambiato indirizzo perché, cioè, diciamo, alla fine non mi sono laureato. Ho scelto di, diciamo, per divergenza all'interno dell'organigramma, non mi piaceva un po' quello che era le direttive. Allora, visto io ero visto un po' troppo come libertino nel modo di pensare, allora io ho detto: guardate, se non vi piace come voglio agire, è inutile, continuo, ditelo, e io non spreco un altro anno qua e faccio altro. Si è creato una spaccatura all'interno del, diciamo, del gruppo dirigenziale. C'era chi mi voleva far continuare, chi no, e alla fine ho detto: vabbè, senza che creo problemi, io sono una persona, diciamo, un po' la Wolf di Tarantino. Non mi piace causare problemi, li risolvo. Quindi ho detto: senza che vi litigate, me ne vado. E quindi è anche vero che effettivamente in quel tipo di ambiente o segui determinate regole o un certo tipo di mentalità, altrimenti effettivamente... lo so, diciamo che ho preso, me ne sono andato e praticamente sono andato per 7 anni in Uganda. In Uganda? Perché? Sono andato a lavorare a un ristorante italiano in Uganda come manager. Cioè, di tutti i posti dove potevi andare, in Uganda? Sì, è capitato. Infatti sono andato lì. No, c'era mio fratello che faceva il cuoco in un albergo lì nella capitale. Aveva deciso di prendersi un posto per conto suo lì a Kampala e mi chiese se volevo andare lì per un certo periodo a dargli una mano. Inizialmente doveva essere 3 mesi, poi sono diventati 7 anni. Caspita. Quindi poi, cioè, la laurea poi, quindi... Non l'hai più presa? No, non l'ho presa più. Mancavano una decina di crediti per crediti universitari per ottenere il via libera per fare la discussione della tesi, però non ho voluto continuare. Quindi poi, cioè, dopo aver lavorato in questo ristorante per 7 anni, che cosa hai fatto poi? E poi niente, poi è arrivato il Covid e sono tornato in Italia, nel senso che sono tornato in Italia perché giustamente era stato bloccato tutto. All'epoca l'Africa ancora non era... in quarantena, era ancora tranquilla, quindi sono rientrato in Italia e poi dopo è successo quello che è successo e nel frattempo il ristorante dove lavoravo ha chiuso perché durante il Covid non lavorava e quindi da allora sono rimasto in Italia, quindi adesso lavoro qua. C'hai un background molto interessante, devo dire. Molto interessante. Vabbè, c'ho qualche annetto in più, quindi qualche cosa in più è ovvio. Quello effettivamente.
E niente, però ti dico che quando stavo in Uganda, purtroppo non era facile vedere film, perché quando stavo in Uganda c'erano i cinema che proiettavano o film di Bollywood, perché lì c'è una grande comunità indiana. Quindi, vabbè, effettivamente Bollywood e India c'è lì, effettivamente. E quindi e da noi arrivavano solo i blockbusteroni, quindi ci arrivavano o i film Marvel o i film della DC o qualche film, cioè film commedie così, o film drammatici americani così, non arrivavano. Tu pensa che quando io andai a vedere Black Panther in Uganda, quando uscì Black Panther, il film rimase al cinema per quasi 11 mesi. La gente veniva dai villaggi per andarlo a vedere. Cioè, tu pensa, no, che lo stipendio medio di una persona, un ugandese medio, era 500 euro. Diciamo, solamente che loro con 500 euro ci campano, cioè ci mangiano. Però che succede? Il cinema, il biglietto del cinema costava 20 euro in cambio. Porca vacca! Quindi era tanto in relazione al loro stipendio. E loro venivano, si facevano le ore di pullman per andare a vedere il film. Addirittura ci facevano le gite scolastiche, perché poi lì il cinema aprivano la mattina, facevano gli spettacoli la mattina fino alla sera. Quindi tu vedevi la gente che andava là, e c'è gente che per strada si salutava con il Wakanda Forever, perché per loro era una cosa eccezionale, perché per la prima volta l'Africa era la potenza del mondo. Facciamo vedere l'Africa, beh, non effettivamente più, non era... In Black Panther ci sta l'Africa protagonista, è vero, e ci sono gli altri che cercano, il Wakanda che deve aiutare il mondo, e l'Africa che è la potenza, questa cosa qua è un'innovazione per quanto riguarda il cinema. Poi se tu, io vabbè, avendolo visto in lingua originale, gli attori recitano tutti quanti con l'accento africano. Quindi io che sono là, io all'orecchio ormai mi ero abituato a quel tipo di accento africano. Allora, quando loro sentivano, e è una cosa assurda, quando in Infinity War c'è la scena finale dove loro, la gente, quando c'è la scena, quando fanno vedere che vanno in Wakanda, c'è stata una standing ovation di 5 minuti. E quando alla fine del film schiatta Challa, la gente era in lacrime, disperata. Quindi io per questo, quando hanno detto che non avrebbero fatto il recasting di Challa dopo la morte di Chadwick Boseman, io ho detto non lo possono fare, perché in Africa non l'avrebbero mai accettato. E non a caso il Wakanda Forever, uno dei posti dove sono andato a fare la premiere, è stato a Lagos in Nigeria, perché in Africa è stato un successo enorme. E quando su quelle scene nel film dove fanno vedere che nelle strade ci sono
i volti di Bosman dipinti sui muri, le cose. Tu, sì. Ci sono veramente. In Africa c'è ancora, cioè, quando è morto hanno fatto i murales, Challa vive ancora, cioè, perché è diventato un simbolo, è diventato un simbolo di quella realtà. Pensa te quanto ha preso, cioè, mamma mia. Per quello io dico che molti, impressionante, quando il discorso del perché Black Panther, il primo, ha avuto tutto quel successo, è perché nell'immaginario l'ha presentato la comunità africana. Esatto, cioè non solo gli afroamericani, ma proprio a livello gli africani, cioè in Africa è stato un filmone, cioè come noi diciamo, sai, Fellini in Italia o Kubrick, cioè per loro quel film là è il fulcro dell'Africa, e da lì ci sono creati altri progetti simili, perché potremmo Waju, la serie animata. Sì, quella miniserie che sta su Disney Plus. Esatto, che è fatta da uno studio di animazione africana, dove mostrano l'Africa tecnologica e così via. Poi è uscita Generazione di Fuoco, Kikazu, che sono una serie di mini corti animati sempre su Disney Plus, dove ci sono tanti animatori africani che hanno fatto delle piccole storie, sempre fantascientifiche, però basandosi sui miti e i costumi africani. Bello. E tutto è partito da Black Panther. Effettivamente. Uno, cioè, purtroppo io questo però l'ho scoperto perché io l'ho visto sul posto. Però mi ricordo che quando... Tu hai vissuto parecchio, quindi lo sai. Allora, quando poi, quando sono venuto in Italia e sentivo la gente che si scandalizzava del fatto che Black Panther aveva ricevuto tutte quelle nomination agli Oscar, e dice ma come fa, perché sogni? Se uno non sa l'impatto sociale che ha avuto un film, cioè uno può dire quello che vuole, è arrivato Mattios 123. Ciao Nico, ce l'ha con te? Ciao Nico. Nico, no, io non sono Nico, sono Federico, ma ok. Federico, ciao Nico, vabbè, lo accettiamo, un portato un saluto. E quindi, cioè, l'impatto sociale che ha avuto quel film, se tu non lo... da noi non è stato pubblicizzato, perché comunque... uno lo dà quasi per non dà molta importanza all'andamento dei film, che ne so, in Africa, nei paesi africani, quindi questa cosa qua è andata un po' sotto traccia, però sono quelle cose che uno deve sempre chiedersi, perché poi dopo uno dice perché questo film ha avuto tutto questo successo. E io mi chiedo sempre, chissà, per esempio, che mo ti faccio un esempio stupido, Coda, che ha vinto l'Oscar. Sì, ci sta tutta la questione politica. Coda, oddio, qual era, scusa? E Coda, ha vinto 2 anni fa, il mio film. Il tipo di, cioè, chi era, quello dove ci stava quella ragazza sorda, mi pare, eh?
C'erano lei era la protagonista, era normale, però aveva i genitori, aveva la famiglia che erano tutti quanti sordomuti. Ah sì, che era il remake di un altro film che era, che era uscito molto prima. La famiglia Bellier o qualcosa del genere. E il film, diciamo, quel film lì ha colpito perché casomai è vero che c'è sempre la questione politica, però può darsi anche a livello, diciamo, sociale ha avuto un suo impatto. E bisogna tenere conto anche di queste cose qui, non solo, diciamo, la questione puramente estetica o puramente tecnica, cioè dire vince il film fatto meglio, punto. Bisogna vedere anche che impatto ha avuto. Ma da questo punto di vista, infatti, non è un film, è una serie, però anche in Miss Marvel è stata rappresentata per la prima volta la comunità musulmana. Esatto. Diciamo che ha avuto un po' meno impatto, perché comunque non avrà avuto impatto con quanto Black Panther, però hanno voluto comunque inserire una comunità che prima di allora non se n'era mai parlato in un prodotto Marvel, e da questo punto di vista secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. No, infatti facciamo un altro argomento. A livello di registi, fammi tre nomi di mi fai tre nomi di registi, diciamo, che ti piacciono, e tre registi che secondo te hanno le carte per diventare, diciamo, che sono ancora all'inizio. Se c'hai tre nomi, non deve essere forse tre, puoi anche essere di meno. Guarda, di registi che hanno le carte in regola per continuare a sfondare, ne ho già almeno due o tre pronti, e alcuni che stanno seguendo questa diretta, probabilmente conoscendo i miei gusti, già li conoscono. Ma li dirò dopo. Di alcuni registi che mi piacciono di più, direi Denis Villeneuve, ok, Christopher Nolan, ok, e oddio, posso sceglierne soltanto tre, vero? Sì, perché sono diventa perché sennò le liste sarebbero interminabili, perché pure diciamo, allora Steven Spielberg, ok, dimmi allora, dimmi un film per regista, uno che ti piace. Villeneuve. Tu mi dici tu e ti dico il mio per ogni regista. Villeneuve è difficile scegliere, cioè tutti quelli che ha fatto, cioè io di film suoi soltanto due non ne ho visti, ma altrimenti li ho visti tutti quanti e mi sono piaciuti tutti. Direi, per non andare troppo sull'ovvio, Prisoners. Ok, io ho Enemy. Molto particolare quello come film, molto strano. Lo so, però a me mi piace quel tipo di film. Non sto dicendo che è brutto. No, dicevo che
mi piace proprio quel, quella tipologia di film, quindi già, già lui con Prisoners a me è piaciuto tanto ed è il mio secondo film preferito, poi dopo vabbè Arrivals, Arrival. Diciamo che non volevo sembrare troppo scontato dicendo Dune. Beh, io, Dune piace mi è piaciuto tanto, non è, però personalmente per tipo di storia per me Enemy è più nelle mie corde. Nolan. Beh, pure qua è tosta. Diciamo che ne ho tre in mente, di cui uno, quando l'ho visto quell'unica volta, mi ha scervellato non poco, perché era un avanti e indietro assurdo. E Tenet? No, Memento. Ah, ok. Gli altri due film su cui sono appunto indeciso sono Tenet e Oppenheimer. Però se dovessi sceglierne uno che mi ha colpito di più, forse nonostante fosse un trip assurdo, Memento, perché gioca sul fatto della memoria, del riuscire a ricordare, non le cose importanti, i propri affetti, il fatto che lui nel film dica non riesco a dimenticare, di scordarti, cioè ha una logica molto molto particolare quel film, che però è molto interessante. No, per quanto riguarda, allora io penso che il film migliore di Nolan sia Oppenheimer, ma quello che mi è piaciuto di più, cioè il mio preferito è The Prestige. Ah. Non male. Spielbergone invece? Spielberg, The Fablemans. Ah. No, invece sì, vado. Cioè, nonostante abbia cambiato i nomi e i cognomi, è stato un omaggio meraviglioso alla sua famiglia, al suo sogno di diventare regista, al suo sogno nel cassetto di fare film, di inseguire quel sogno nonostante tutto. Cioè, è come se con quel film, nonostante fosse un omaggio alla sua storia e alla sua famiglia, è come se avesse voluto dire a tutti coloro che hanno un sogno nel cassetto: non fatevi fermare da nessuno. Se avete un sogno nel cassetto, perseguitelo, a prescindere da quello che vi diranno gli altri, perché infatti nel film il padre di quello che è Spielberg da piccolo gli dice interessarti ai tuoi è molto più importante del tuo hobby, e lui che risponde al padre: vuoi smetterla di chiamarlo hobby? Cioè, quel film è emozionante, toccante, è di insegnamento a tutto. Raccoglie la vita di tutti noi e tutta la vita di Spielberg, creando un omaggio al cinema e ai sogni veramente stupendo. Bene, invece no, ci sta. A me è piaciuto anche a me tanto The Fablesman. Non lo metto, non è nella mia top 5 dei suoi film. Il mio film preferito è Vado di cuore,
ed è Indiana Jones l'ultima crociata. Io da questo punto di vista non posso giudicare, perché io i film di Indiana Jones ho visto soltanto il primo, poi nessun altro. No, a me il terzo è quello che amo di più, Harrison Ford in coppia con Sean Connery è una delle era cose il padre, mi pare. Sì, cioè ci sono delle scene con loro due che adoro. Poi c'era anche River Phoenix che faceva Indiana Jones da piccolo, da giovane, quindi... Quindi qualcosa... Quindi il fratello di Joaquin Phoenix qualcosa l'ha fatta. Ha voglia, ha fatto diversi film, Belli e Dannati, Stand By Me. Ecco, Stand By Me ancora mi manca. Sembra mi guardalo, perché diciamo è un film molto bello. E ora mi devi dire i registi che pensi che diventeranno, che hanno le carte in tavola. Hai detto che c'hai due, se c'hai due mi bastano anche due. Allora, comincio a parlare un pochino a bassa voce perché c'è mio padre che sta andando a dormire. Intanto siamo in battute, alle battute finali. Siamo... Diciamo allora che due registi che secondo me sono al momento tra i più grandi esordienti, che secondo me avranno da regalarci ancora tantissime sorprese: Robert Eggers e Ari Aster. Ok. Dici che ancora non hanno raggiunto il loro apice? No, oddio, che non l'hanno ancora raggiunto non lo so, però diciamo che finora entrambi, considerando che hanno fatto ciascuno tre film a testa, finora non ne hanno sbagliato uno, quindi diciamo che hanno un futuro molto promettente. Ci sono... Ci può stare, no? Io vabbè, io Eggers ho visto tutti e tre i film, non ho amato particolarmente The Northman, mentre i primi due mi sono piaciuti di più, specialmente The Lighthouse. Ari Aster, io purtroppo non ce la faccio a vedere i film suoi, quindi... Per me sono off limits, è una questione caratteriale, nel senso, per me metto troppa ansia con i film lì e quindi fisicamente non ce la faccio vedere. Diciamo che Ari Aster fa un tipo di cinema che è molto, molto diretto, molto particolare, molto brutale, che cioè, cerca di disturbare lo spettatore al punto giusto. Lo so, io però quel tipo di film faccio fatica. Beh, lì effettivamente è questione di gusti, cioè uno o gli piace o non gli piace, cioè lì c'è poco da fare. E niente, dai. Allora, io direi Per quanto riguarda The Northman, io lo ritengo il mio film preferito di Robert Eggers, perché dal mio punto di vista è riuscito a mettere insieme The Witch e The Lighthouse nello stesso film. Lo so, io purtroppo, secondo me, è un film dove, secondo me, non è un film, non è una tipologia di film nelle sue corde. Cioè, io c'ho... un film troppo per lui. Io ho riconosciuto Eggers solamente in alcuni frangenti, nel finale, ma gran parte della storia, non lo so, non mi ha convinto molto. Però diciamo, ho trovato molto più gli altri due film, che insomma erano un po' più semplici, secondo me, per il suo modo di raccontare le cose, secondo me è stato più efficace. Diciamo però, che allora, perché a livello tecnico
a livello tecnico, cioè a livello visivo, ci sono delle inquadrature di In the Northman che sono eccezionali, però l'ho trovato indeciso se voleva fare un peplum classico, se voleva fare un racconto epico, se voleva fare un drammatico, se voleva fare qualcosa di shakespeariano, cioè ha fatto un po' troppe cose, troppe, e secondo me mi ha perso durante la visione. Diciamo che con The Northman, cioè, si è trovato un pochino in difficoltà con la Universal, perché lui voleva continuare con il suo stile autoriale, la Universal invece voleva fare qualcosa che fosse più per il grande pubblico, che fosse per tutti, quindi là si è trovato un pochino in difficoltà, però poi sono riusciti a trovare un compromesso. Dal mio punto di vista, The Northman è una grandissima epica di King, visivamente spettacolare, con una colonna sonora epica, e ci sono delle scene che visivamente parlando sono veramente pazzesche. Allora andiamo verso la conclusione, perché abbiamo raggiunto le 2 ore di live e direi che può bastare come prima live che abbiamo fatto insieme. Diciamo è stata abbastanza esaustiva, ci siamo tolti diversi curiosità a vicenda, quindi direi che è stata fruttuosa come live, molto divertente, molto interessante. Diciamo, per salutarci, un ultimo film che hai visto recentemente? Sì, La profezia del male. Piaciuta? Sì, devo dire che, cioè, il trailer mi aveva incuriosito, non avevo un grandissimo hype perché negli ultimi anni di horror con teenager protagonisti ne fanno a bizzeffe e nella maggior parte dei casi si rivelano essere delle cagate incredibili o comunque di roba già vista. Invece questo mi ha piacevolmente sorpreso, perché la trovata dei tarocchi manipolati che prendono vita e ammazzano quelli a cui viene predetto il destino, l'ho trovato molto molto originale, mi è piaciuto. Beh, no, io invece l'ultimo film che ho visto oggi pomeriggio è tutto un altro genere. Mi sono visto If, Gli amici immaginari. Quello devo andare a vederlo. Come l'ho raccontato un po'... Non farmi spoiler. No, tranquillo, tranquillo. No, come ho detto prima che entravo in live, l'ho raccontato alla chat, dicevo che sono andato e ho pianto. In molti hanno avuto sta reazione. Quindi... E l'ho consigliato, andatelo a vedere, perché soprattutto è un omaggio a continuare a proteggere l'immaginazione. Molto, molto carino. Non smettere mai di sognare. E continuo ad ammirare John Krasinski come regista, perché cioè John Krasinski ti fa questo film e poi ti fa anche A Quiet Place, due film completamente diversi. È interessante, perché comunque sia Quiet Place che questo li ha non solo diretti ma anche li ha scritti, quindi è interessante, diciamo, proprio in chiave di registi che possono crescere ancora. Krasinski io ce lo metto nella lista. Diciamo che ci stanno quegli attori che poi hanno delle idee molto interessanti da rendere sul grande schermo e che riescono a renderle nel modo giusto. No, infatti, no, mi piace, mi sta, diciamo, dopo anche questo film, sicuramente quando uscirà il suo prossimo film,
gli darò sicuramente una chance a prescindere dal genere. Quando un regista mi intrattiene, mi emoziona in un modo o nell'altro, perché anche The Quiet Place c'era tutta una parte emotiva molto interessante. Quindi The Quiet Place è un bel thriller. Bel thriller è comunque con diversi plot twist emotivi di un certo livello. E va bene. Oh, Federico, a me mi ha fatto tantissimo piacere fare due chiacchiere con te questa sera. Anche a me, per la prima volta è stato molto molto simpatico e divertente. Eh sì, no, replicheremo sicuramente in futuro. Ringrazio a tutti quelli della chat che ci hanno fatto compagnia, quelli che hanno resistito e quelli no. E niente, una buona serata e alla prossima. Buonanotte. Ciao a tutti ragazzi e grazie ancora Luca. Prego, ciao. Ciao.